ancora è iniziato eppure già c'è il primo scandalo per l'Isola dei Famosi. I fan si chiedono se le date di eliminazione dei VIP sono già decise, il retroscena insospettisce. È partito ufficialmente il countdown della nuova edizione del reality show di Canale 5 che andrà a prendere il posto del GF appena terminato. Sono stati da poco rivelati i nomi dei naufraghi che voleranno in Honduras, eppure sono già iniziate le prime polemiche. Tanti cambiamenti per la 17ª edizione dell'Isola dei Famosi, a partire dalla conduzione affidata quest'anno per la prima volta a Vladimir Luxuria, mentre l'inviata sarà Eleonora Casalegno. Ad affiancare la conduttrice in studio saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese in qualità di opinionisti. Tuttavia, l'attesa però è tutta per i 13 naufraghi che dovranno cimentarsi in una nuova avventura. I nomi sono stati rivelati in anteprima da TVBlog, dove il pubblico ha potuto notare la presenza di nomi non nuovi ai reality. Uno di questi è Matilde Brandi, la quale però il suo percorso sull'isola potrebbe essere già programmato. Isola dei Famosi, l'uscita di Matilde Brandi è già prevista. Tra i concorrenti annunciati per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi c'è la showgirl Matilde Brandi, la quale è pronta a rimettersi alla prova dopo l'esperienza fatta nella casa del GF VIP. Nell'ultimo periodo è stata impegnata con il musical Hairspray che l'ha vista protagonista a teatro. È stato però segnalato che Matilde a maggio ha un evento a cui dovrebbe prendere parte. A rivelare il retroscena indirettamente è stato l'ultimo numero del magazine Diva e Donna che ha deciso di intervistare Manila Nazzaro, la quale è in fermento per i preparativi del suo matrimonio. Parlando delle nozze, Manila ha confessato che Matilde sarà una delle damigelle d'onore. Le damigelle saranno Angela Melilla, Milena Miconi, Matilde Brandi e Veronica Maia, ha detto l'ex Miss Italia. Questo ha fatto scattare il campanello d'allarme a molti fan della trasmissione che si sono iniziati a fare alcune domande su che cosa accadrà. È possibile che Matilde possa dare forfè all'ultimo minuto, anche perché non sarebbe la prima volta che accade a un concorrente, mentre l'ipotesi più plausibile è il fatto che la Brandi potrebbe lasciare l'Honduras dopo un mese per presenziare alle nozze della sua amica. Non resta che attendere e capire come evolveranno le cose.